Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova video lezione di geometria riguardante gli assiomi della geometria euclidea. Questa video lezione è dedicata alla scuola media, ce ne sarà poi in seguito un'altra sullo stesso argomento per la scuola superiore. Gli assiomi sono delle affermazioni matematiche, quindi in questo caso di geometria, ritenute vere, quindi che non possono essere dimostrate, devono essere accettate per vere, perché sono evidenti. Si parla di geometria euclidea perché facciamo riferimento a Euclide, il matematico che vedete qui in questa slide, ma ne abbiamo già parlato nella lezione precedente sui fondamenti della geometria. Passiamo adesso a vedere quali sono questi assiomi? Sono 5, iniziamo dal primo. Per un punto passano infinite rette, quindi il protagonista di questo assioma è proprio un punto. Andiamo a vedere allora cosa succede se disegniamo un punto A o un punto P, se preferite, e andiamo a tracciare tutte le rette che passano per quel punto. Quante ne riusciamo a contare? Non possiamo disegnarle tutte perché sono infinite. Ricordatevi sempre di tratteggiare le estremità perché non sono segmenti ma sono rette e il punto lo indichiamo con una lettera maiuscola mentre le rette con lettere minuscole. Tutte queste rette, abbiamo detto, sono infinite, formano quello che si chiama fascio di rette. Quindi infinite rette che passano per un punto costituiscono un fascio. Secondo assioma. Questa volta abbiamo due punti. Per due punti distinti, quindi diversi, vuol dire non coincidenti, passa una ed una sola retta. Quindi andiamo a vedere. Tracciamo sul nostro foglio, quindi il nostro piano, i punti A e B. Per questi due punti riusciamo a tracciare solo una retta che passi per entrambi i punti. Quindi, se io riuscissi a disegnare un'altra retta passante per A e B, mi accorgerei che queste due rette sarebbero coincidenti, perché ne esiste solo una. Terzo assioma, se una retta ha due punti in comune con un piano, allora giace completamente sul piano. Consideriamo due punti A e B in comune tra la retta R e il piano alfa. Allora possiamo dire che la retta R giace completamente sul piano, vuol dire che appartiene al piano, quindi tutti i punti della retta sono punti del piano alfa. Quindi andiamo a rappresentare in modo non proprio preciso un piano perché essendo infinito è più elaborato da rappresentare. Immaginate come piano ad esempio il vostro foglio o la lavagna come modello di piano, immaginatelo però all'infinito. Piano alfa, due punti A e B che appartengono al piano. Se questi due punti appartengono anche ad una retta R, allora questi due punti sono in comune tra retta e piano, tutta la retta appartiene al piano, quindi possiamo dire che la retta giace completamente sul piano. In simboli scriviamo A appartiene a R, B appartiene a R, ma appartengono anche ad alfa, quindi per questo assioma diciamo che la retta R appartiene al piano alfa. Quarto assioma. Per due punti o per una retta passano infiniti piani. Potete immaginare ad esempio le pagine di un libro o di un quaderno considerando come retta la parte che tiene insieme le pagine. Quindi ad esempio se pensate ad un quaderno con la spirale, potete immaginare la spirale come se fosse la retta per la quale passano infiniti piani, cioè infinite pagine. Possiamo dire per due punti o per una retta per il secondo assioma, perché sappiamo che per due punti passa una sola retta. Quindi dire per due punti o dire per una retta è equivalente.
Quindi questa è la rappresentazione del nostro quarto assioma. Proviamo a disegnarlo. In questo caso è un pochino più complicato, dobbiamo andare a disegnare una retta, ricordatevi sempre di tratteggiare per indicare che la retta è infinita e poi andiamo a vedere quanti piani riusciamo a disegnare passanti per questa retta. 1, 2, 3, ma non solo, riusciamo a disegnare infiniti piani passanti per la stessa retta. La retta, come vedete, appartiene a tutti questi piani, retta R e i piani alfa, beta e gamma. E equivale anche a dire che per due punti A e B passano infiniti piani, perché per quei due punti passa una sola retta. Quinto postulato, per tre punti non allineati passa uno e un solo piano. Quindi se abbiamo tre punti ABC non allineati, quindi che non appartengono alla stessa retta, riusciamo a tracciare o a individuare un solo piano che li comprenda tutti e tre. Proviamo a disegnare anche questo, quindi prendiamo tre punti A, B e C che non sono allineati e l'unico piano che li contiene tutti e tre è il piano su cui io ho disegnato, quindi potrebbe essere il piano del vostro quaderno, il piano della lavagna, il piano del mio tablet e così via. Abbiamo individuato il piano alfa. Se proviamo a disegnare invece un piano passante, ad esempio, per soltanto due di questi punti, quindi per A e C, notiamo che questo piano non contiene B e così via. Possiamo farlo anche con le altre coppie. Se disegniamo un piano passante per B e C che attraversa, ad esempio, il nostro foglio, non contiene A. Quindi non esistono più piani che comprendono tutti e tre i punti non allineati. Questo perché i tre punti non stanno sulla stessa retta.